Dunque, benvenuti, anche qui una piccola pillola di Blender in cui vedremo, come, muovere ed estrudere i vertici di un oggetto lungo una direzione che è abbastanza naturale, cioè, in pratica una specie di scultura semplificata di un oggetto. Partiamo al solito da un cubo a cui applichiamo Ctrl 3. Ctrl 3, applichiamo un subsurf, giusto per avere un po' di vertici su cui lavorare. Andiamo in Edit Mode e vediamo che se clicchiamo su un vertice, vedete che i vertici li potremmo muovere in su o in, cioè lungo delle direzioni che producono dei movimenti non proprio naturali per l'oggetto, nel senso che l'oggetto probabilmente noi non vogliamo spostarlo in queste direzioni qua, vedete, no? Ma forse la cosa che ci verrebbe più naturale da fare è spostare l'oggetto lungo la normale, cioè la perpendicolare al punto in cui è. È una delle cose più naturali che si hanno. Questo in realtà si ottiene semplicemente andando qui e specificando normal. Allora, a questo punto ogni punto può essere spostato lungo la normale. E questo permette in questo caso di produrre delle modifiche all'oggetto che sono abbastanza più normali. Se poi a questo sistema aggiungiamo anche quello che vi ho insegnato nella pillola precedente, O, e quindi con l'edit proporzionale, allora a questo punto si riescono a ottenere. Qui vedete che forse è un po' troppo grosso, quindi restringo leggermente anche con la rotellina del mouse, e quindi posso praticamente lavorare e produrre, diciamo, delle modifiche alla mia sfera che sono più credibili, sono più, appunto, più naturali. Se poi invece di avere questi vertici ne ho un po' di più, ovviamente il risultato può essere anche più credibile. Comunque il trucco è questo movimento lungo le normali.